Pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi della lista Liberi e Forti guidata dalla consigliere Raffaele Pesce ed ha lasciato inalterato il risultato delle elezioni comunali del 2022 ad Agropoli. Uno degli avvocati del ricorrente, Antonello Scuderi, ha commentato la sentenza ai nostri microfoni. Ascoltiamo le sue parole. Bisogna prendere atto che la sentenza ha ritenuto non sussistenti le irregolarità viziante che viceversa il TAR aveva segnalato per le sezioni 7, 14, 16 e 21 e non ha accolto neppure il nostro ricorso incidentale che pure io sono convinto avesse molti profili di fondatezza. Ovviamente le sentenze si accettano, non si farà più turno suppletivo delle elezioni di Agropoli, si possono non condividere, noi nulla condividiamo nel modo più assoluto. Ognuno si assume la responsabilità, non tanto giuridica ma morale, di ciò che dice. Risponderà ovviamente l'avvocato Pesce in termini politici. Beh, l'uso politico della giustizia. Poi tutto quest'uso politico non ci deve essere stato se un tribunale della Repubblica Italiana aveva già ritenuto che quattro sezioni non fossero, non ci fossero state delle condizioni di legittimità al punto tale da ammettere per queste quattro sezioni il rinnovo del turno elettorale. Noi riteniamo che la sentenza del Consiglio di Stato, che ripeto, si accetta, ma si può discutere, si può anche criticare, presenti molte zone d'ombra. Sono tutti elementi messi insieme che ci portano a dire che si era deciso di non arrivare al rinnovo delle elezioni per il Comune di Agropoli. Ci sono fatti che ci lasciano perplessi. Ovviamente il Consiglio di Stato l'ha visto in quel modo, noi siamo convinti che questi elementi c'erano e rimangono. Faccio degli esempi banali. Si ritiene che l'identificazione degli elettori possa intervenire anche attraverso il deposito in giudizio della tessera elettorale, vidi vado al seggio. Perfetto, accettiamo questo principio. Ma se precisiamo che la prova non è stata fornita per tutti i voti contestati, bisognava dire perché in presenza di questa circostanza si potesse ritenere integrata la conoscenza e l'identificazione dell'elettore. La sentenza nulla dice, e né avrebbe dovuto dire perché sbagliavamo a dire una cosa del genere. Sui motivi aggiunti. Sui motivi aggiunti c'è stata un'inversione totale di un indirizzo giurisprudenziale consolidato.